la spettacolarità dell'uomo anche nel suo muoversi. Non capita mai che tutti portano, tutti si vergognano quasi di avere un ospite. Ora i parlamentari. Lei ne aveva 26 ieri, siamo entrati in 26. Sì. Sì, sì, ma però questo è nella norma, così come è scritto, solo che difficilmente si presume che uno ne abbia più di due o tre di ospiti. Ma io da quando ero bambino, c'era da vedere in Parlamento le prime volte che avevo adetti, certo, i quali poi si chiamano anche nel momento del bisogno, della logica, certo, certo, elettorale, elettori, e quindi bellissimo. Io mi sono affiancato subito alla Tania, con la quale ho trovato un conforto spirituale altissimo, caro professore. Eccoci. Ci sente? No, non la sentiamo male. Gracchia. Maledizione. No, però la voglio salutare, per bene. Mi sente, professore? No, lo dobbiamo richiamare per il saluto. Possiamo intanto mandare il contributo di 40 secondi proprio in merito all'intervento di ieri di Sgarbi con Berlusconi. Come no, grazie, certo, a Mirko Buonocore. Sì. Generalmente addio e qualche volta Berlusconi di resuscitare qualcuno che sappiamo già scomparso. Io ho tentato e ho fatto uscire dal coma una signora che ancora me ne è grata. E anche questo è attestato, però come sapete i miracoli da vivi non valgono, quindi due vocati alla santità, San Silvio e San Vittorio, non possono esserlo finché non saranno morti, e quindi tarderemo questo momento fondamentale della nostra vita per continuare a vivere fra gli uomini con la nostra delicatezza, la nostra grazia. Morale della favola: arriva il santo e questo bambino si sveglia dal sonno della morte, lui lo interroga e dice: ma com'era l'aldilà? L'aldilà era come Antigua, come Porto Rotondo, come un paradiso, insomma, dice, c'era di tutto. E poi c'era la Madonna, i santi. Come stai? Benissimo. Sì, c'è Berlusconi che si è sentito poco. No, no, ma rideva. Berlusconi rideva soltanto quando ha parlato lui, poi dopo si è sopito proprio tranquillamente durante proprio tutta la conferenza. Fra l'altro, l'editore sì, al quale correva l'obbligo di dire due parole, ha letto un foglio, mm-hmm, perché di solito qui si va a braccio, certo, no? Ecco, aveva un foglio davanti, lo ha letto e devo dire anche con qualche sì, difficoltà, ma questi sono piccoli dettagli. Niente, non riusciamo a riprenderlo, niente, professore, va bene, lo riprenderemo domani, via.